Ciao a tutte ragazze, benvenute nella mia cucina. Oggi vi andrò a proporre una ricetta molto gustosa. La verità, andremo a fare un dolce. L'ho intitolato il Bounty, gelato al Bounty. Questa ricetta mi è stata data da un'amica. È una ricetta molto sfiziosa da fare, facile e piace veramente a tutti, grandi e piccini. Le dosi che vi andrò ad elencare sono le dosi più o meno per far uscire un 20-25 Bounty, solo in base alla grandezza che voi li volete fare, se volete farli un po' più grandi o un po' più piccoli. Gli ingredienti sono 150 g di panna fresca, non montata, questa qui, zuccherata va anche bene, 200 g di farina di cocco, questa qui, la trovate nelle grandi distribuzioni, 80 g di zucchero, 50 di burro e 300 g di cioccolata fondente. Io userò questa qui a cubetti che poi andremo a sciogliere sul gas con un po' di panna, con un po' di latte, poi vi farò vedere passo passo dopo la ricetta. Le dosi invece che io andrò a fare adesso sono di più, automaticamente ne usciranno più o meno un 40 Bounty su per giù in base alla grandezza che io vorrò ottenere. In questo caso io userò il doppio, 300 di panna, 400 di farina, 160 di zucchero, 100 di burro e 300 g di cioccolato fondente. Andiamo a vedere la procedura di come realizzarli. Prendiamo una pentola molto capiente, andiamo ad adagiarci il burro dentro, così lo facciamo sciogliere adesso il burro. Poi aggiungiamo la panna e facciamo sciogliere assieme a fuoco basso e poi lo zucchero. Al momento in cui è tutto sciolto andremo a mettere la farina di cocco. Una volta fatto sciogliere bene mettiamo tutto d'un colpo la farina di cocco. Andiamo a girare finché non si assorbe tutto, a fuoco spento. Vai. Vi dovrà risultare tipo una pappina. Se in tal caso avete messo troppi ingredienti e vi risulta morbido, aggiungete un altro po' di farina di cocco. Così. Una volta amalgamato tutto il composto, prendete dei piccoli pezzi di impasto e formate, diciamo, un po' come volete, o delle palline o dei rettangolini, così poi gli date voi la forma al momento in cui si sono raffreddati. Io li andrò a mettere in questo vassoio su una carta da forno e li terrò mezz'ora in frigorifero. Per accelerare i tempi va bene anche un quarto d'ora nel congelatore. Poi, una volta raffreddati, sarà più facile dargli una forma un po' più simile al Bounty. Una volta fatto tutto ciò, poi vi farò vedere come io li andrò a mettere dentro al cioccolato fondente. Fai vedere un altro come lo fai. Oggi abbiamo l'assistente mia madre. Così. Più o meno una forma lunga. Se lo volete più grossi, più piccoli, poi sta a voi la scelta. Così. Poi una volta che si sono raffreddati li potete modellare meglio. Poi tocca a me che sono più magra. Una volta fatto raffreddare i Bounty in frigo, io gli ho dato questa forma qui. Come vedete non sono tutti uguali, io ho raddoppiato le dosi come vi ho detto prima e ne sono usciti su per giù un 48. Poi voi scegliete comunque la forma da dargli, se più grossi o se più piccoli. Poi ho sciolto qui il cioccolato con un po' di panna. Ho sciolto il cioccolato fondente, io ho sciolto, era mezzo chilo di cioccolata più
un altro 4 cubetti. Poi se dal caso vi rimane, fate qualche altra cosa, non si butta niente. Adesso procediamo a metterli dentro nel cioccolato caldo ad uno e appoggiarli sopra il foglio di carta per farli sgocciolare. Una volta bagnati i Bounty nella cioccolata, ecco come verranno. Adesso bisogna farli riposare in frigo e poi potete mangiarli. A me, come potete vedere, è avanzato un bel po' di cioccolata. Per questo direi io ho messo una stecca da mezzo chilo più un altro 4 cubetti. Vedete voi la quantità più o meno di cioccolata. Potrebbe bastare per 45 Bounty che sono usciti a me. Sono usciti questi, più questi e più questi. Per 45 Bounty che sono usciti potrebbe andare bene anche una stecca di cioccolata. Poi vi potete regolare voi della quantità che serve. Spero che la mia ricetta vi sia piaciuta, vi mando un grosso bacione alla prossima video ricetta. Ciao. Ci sono i Bounty finiti così. Un bacio e al prossimo video ricetta. Ciao.